un invito che ho preso con grande gioia dalla Fondazione del Comune di Nuovoli, da Festina Lente, che mi ha coinvolto intanto per l'argomento, perché la santità ci riporta al sud del sud dei santi, cioè Carmelo Bene, la sua lezione, la sua storia, la sua poetica e questo Salento che più di ogni altro luogo riesce a essere partecipe di un'idea forte di poesia che è vita. Ovviamente la lezione di Carmelo Bene è una lezione costruita tutta sull'antiretorica, sul cancellare le lagne riguardo al meridione e nell'avere creato quell'idea che è proprio dell'origine di un sud, sud dei santi, proprio perché costruito sulla coralità e sulla potenza di voce che fu innanzitutto creazione. Un marchio originario, ancor prima che originale. Allora, no, partendo dal fatto che noi non è che la tradizione è come qualcosetta, uno spilletto che ci mettiamo sulla giacca o cose del genere. Noi siamo la nostra tradizione, io sono la tradizione della mia famiglia, non sono una cosa esterna. Quindi, partendo da questo, dobbiamo avere l'orgoglio e il coraggio di difendere la nostra tradizione, ma non come chi difende mettendosi in una stanza e chiudendo porte e finestre, no, mettendosi in una stanza e facendosi vedere. Questo è l'orgoglio di una tradizione, non in modo difensivo, in modo propositivo, pensando che questa cosa è una bella cosa, essere orgogliosi della nostra cosa, come siamo orgogliosi della nostra famiglia, come siamo orgogliosi delle cose belle che ognuno di noi fa e in quanto orgogliosi proporle agli altri, non in questo senso volerle sbandierare in modo assurdo e anche, come dire, vanaglorioso, non questo, no, essere orgogliosi di una cosa bella e volerla condividere con gli altri. Questo è il senso di preservare la nostra memoria.